Settembre tutti o quasi al mare. Sarà per le località meno affollate, i prezzi più convenienti e le temperature meno afose rispetto alla calura estiva. Ma sono sempre di più gli italiani, quasi uno su tre, che scelgono di fare le vacanze a settembre, quando la stagione vira verso l'autunno. Si sta meglio, che chiaramente c'è meno confusione, e le giornate sono belle, più asciutte. Una manna dal cielo per albergatori e ristoratori che, complice un agosto dal clima capriccioso, possono bilanciare un'estate poco brillante. E le presenze sulle spiagge lo confermano. Bellissimo, secondo me è il periodo migliore. Chi può che venga a settembre, perché è bellissimo. Per me la spiaggia in luglio e agosto, perché io sono messo in un'altra città, e la spiaggia è invivibile. Secondo una ricerca di Confturismo Confcommercio, chi sceglie di partire a settembre trascorre fuori casa circa 6 notti e le regioni più richieste sono quelle del centro Italia, seguite dalle montagne del Trentino e dai litorali del sud. Settembre è un mese importante, un terzo delle presenze si realizza a settembre, soprattutto per gli stranieri. A fare la parte del leone, infatti, durante la bassa stagione sono soprattutto gli stranieri, che prendono d'assalto località di mare e città d'arte, sedotti dalle bellezze storiche dal clima. Perfetto, per me. Resta il fatto che il turismo si conferma un settore centrale per la nostra economia, soprattutto per il mercato del lavoro. Nei 4 mesi estivi il numero degli occupati cresce del 13%. Le figure più richieste, barman e camerieri.